la cosa che è interessante per me è stata questa: uno, capire questo aspetto della separatività che diciamo ci spinge poi a interpretare la vita in un certo modo; l'altro, capire come ognuno di noi sia uno strumento per vivere questa separatività e questa molteplicità in un modo assolutamente speciale, perché ognuno di noi poi ha quella che noi definiamo la sua vita, no? Nella sua vita ognuno di noi vive la separatività, anche un marito e una moglie che si amano moltissimo comunque si vivono come uno il compagno dell'altra, non siamo una unità, ci vogliamo tanto bene ma io sono io, tu sei tu, ci incontriamo, ci fondiamo, abbiamo dei momenti di fusione quando siamo insieme nell'intimità, però ci sono sempre i corpi che rappresentano un limite, no? Noi sentiamo il corpo fisico, è un limite che ci impedisce di fondersi con l'altro, questo ce lo impedisce. E ci impedisce la fisicità, ci impedisce. Prego, non so che devo fare. Oh, questo è il suo lavoro. Avremmo fatto bene. Ci abbiamo anche il tempo. Ok, è il vero tecnico di queste cose. Allora, dicevo che ognuno di noi vive questa separatività in un modo diverso dall'altro, perché altro punto, altro passaggio che è estremamente, quando li si capisce tutti questi passaggi, sono straordinari, perché se non fosse così non esisterebbe la molteplicità, cioè quell'arcobaleno sarebbe un colore solo. Invece è un arcobaleno fatto di una quantità enorme di colori, e allora tutta questa esperienza crea questa molteplicità. E perché c'è la molteplicità? Perché ci sono infiniti modi, non infiniti, innumerevoli, dicono me, sono molto esatti con le parole, sono innumerevoli modi per Dio, per l'assoluto, di esistere, di vivere. Ma non è che, torno sempre a quello che dice Giulio perché mi ha stimolato molto, non è che Dio è là e noi siamo qua. Siccome noi siamo definiti come frammenti dell'esistenza di Dio, frammenti dell'esistenza di Dio non vuol dire qualche cosa che è separato da Dio. Noi ci sentiamo separati, siamo alla ricerca di Dio, dell'assoluto, di quel che volete. In realtà, come frammenti dell'esistenza di Dio, noi siamo proprio parte dell'esistenza di Dio, del divino. Tutto questo è parte dell'esistenza di Dio. Però affinché questo Dio sia assoluto nella sua completezza, vi sia tutto, vi devono essere tutti gli aspetti possibili, immaginabili e inimmaginabili, e quindi la molteplicità nei modi più incredibili che possiamo pensare e tutti quelli che non possiamo pensare, che sono molto, molto di più di quelli che possiamo contenere alla nostra mente. Ed ecco quindi che nella nostra piccolissima esperienza su questo piccolissimo pianeta, dentro gli universi, dentro i cosmi innumerevoli anch'essi, noi, dentro le epoche, quanti miliardi di persone sono vissute, dentro tutto questo noi rappresentiamo un frammento di quell'esistenza attraverso l'esperienza della separatività e successive esperienze in cui questo senso di separatività diventa sempre meno forte e diventa sempre più forte invece il senso di unione. Questo meraviglioso libretto